momento gli scrivi ai farisei, ma come fai, ma cosa dici? Poi arriverai a rifiuto. Ecco, luce del mondo, prende posizione di fronte alla luce. La luce, sapete, mette in risalto tante cose belle, guai se non ci fosse la luce. Però mette anche in risalto ciò che potrebbe non funzionare, appagliate la luce, vediamo anche le imperfezioni. E allora noi oggi siamo qua perché abbiamo preso posizione davanti a Gesù, realmente Lui è risorto. E allora dobbiamo dire, rinnoviamo questa scelta, però facendo un piccolo passo, quel passo in più che ogni Pasqua settimanale, la Messa Domenicale, ci propone di compiere. E il passo in più lo conosciamo, ognuno di noi lo conosce. Abbiamo la luce, abbiamo tante cose belle. Venendo tra voi, mi sento un po' emozionato per la verità, un pochino emozionato lo sono rispetto a 20 anni fa, 25 anni fa, ma di solo, non se ne ricordo più, tanti anni fa, un pochino emozionato sì, però e ho visto tanti cambiamenti, tante case nuove, ho visto tanti giochi sulle strade, le aiuole, le rotonde, mi sono un po' perso, pensavo di entrare dalla parte dell'agrario e invece non è chiusa quella per entrata, è chiusa, spiazzato, spiazzato. E anche voi siete cambiati. In positivo, in positivo, perché avete fatto un pezzetto di strada e ogni giorno avete individuato attraverso la luce, individuato che qualche cosa poteva essere migliorato, addirittura modificato. Ecco allora la lezione che ci viene dalle letture appena ascoltate. Sì, Signore, non mi voglio accontentare. Sì, Signore, voglio seguirti in modo più coerente, in maniera più vera, perché possa essere testimone coerente, testimone vero.